Allora, ulteriore appuntamento con Star Bene in TV. Star Bene in TV è la rubrica, diciamo così, che vi è offerta dall'azienda. Come si chiama? Non mi ricordo, dall'azienda Sanità Asuiz, quindi Osuiz. azienda sanitaria universitaria integrata di Di Trieste. Trieste. Io ogni tanto una settimana la ricordo, la Ci settimana impappiniamo dopo noi no. per primi, non si E preoccupi. quest'oggi parliamo assieme alla dottoressa Sari Massiotta di servizio civile, perché l'azienda sanitaria, diciamo così, ha, uso un termine molto, molto brutto, ha in piedi, diciamo così, tutta una serie di progetti che riguardano il servizio civile. Il servizio civile all'epoca, insomma, 30 anni fa, quando io finivo gli studi, era, diciamo così, l'alternativa, diciamo, al servizio militare. Nel frattempo la cosa si è evoluta, è cambiata, no? E Certo. quindi vediamo anche come si è evoluta intanto e come eventualmente è cambiata rispetto a tanto Sì, tempo in fa. realtà è cambiata, ma in qualche modo conservando un Sì, po' le no, certo. radici che in qualche modo ne, se vogliamo, ne costituivano il senso, nel senso quello di rendere attraverso un servizio di pubblica, di utilità sociale in qualche modo, comunque un servizio alla collettività. Che potremmo, e questo la legge istitutiva del servizio civile attuale, che è del 2001, lo dice proprio chiaramente, rendendo, diciamo, un servizio di difesa non armata della patria. Quindi comunque diciamo che nell'essere istituito ha voluto conservare proprio questa idea di difesa di valori costituzionali, intesi quindi come impegno alla solidarietà sociale, alla tutela dei diritti, e lo dico perché questo sicuramente rimane un elemento assolutamente essenziale, nel senso che nel momento in cui gli enti, come è il caso dell'azienda sanitaria, si accreditano per poter presentare progetti di servizio civile, devono sottoscrivere nei confronti del Dipartimento, della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, che è l'organo della Presidenza del Consiglio dei Ministri che regola, diciamo, questo meccanismo. Devono, dicevo, sottoscrivere una vera e propria carta di impegno etico, nel senso che sottoscrivono nei confronti del Ministero l'impegno a realizzare progetti che siano orientati In alla questo tutela, esatto, dei, appunto, tutela dei diritti e tutela in qualche modo di questi valori di solidarietà sociale. Sottolineo questo perché questo ovviamente implica che i progetti in cui verranno poi impiegati i volontari di servizio civile non possono certamente essere dei progetti la cui finalità sia una mera utilità dell'ente, non può essere per capirci un modo per cui l'ente si procuri manodopera a basso Ah, ho costo capito, insomma, sì. per finalità. Devono essere effettivamente progetti che realizzano interventi che hanno un carattere di utilità sociale a tutela della cittadinanza in Io mi qualche ricordo, modo. faccio riferimento appunto a 30 anni fa, che quando si parlava appunto di servizio civile, cioè dove va a finire uno se fa il servizio civile, c'erano anche delle attività, sotto certi aspetti, diciamo quelle più, come dire, quelle più agognate, no? Che ti portavano anche per esempio ad avere a che fare con istituzioni culturali. È rimasto, cioè voglio dire, la domanda potrebbe essere questo: è solo un'azienda sanitaria che si occupa Assolutamente di... no. Gli enti che sono accreditati per svolgere progetti sono i più Ho diversi. capito. Diciamo che le grandi tematiche sono quelle della salvaguardia Ok. ambientale, le tematiche culturali sicuramente continuano a essere, e poi ovviamente tutto il mondo sanitario, sociosanitario e sociale. Quindi questi, diciamo, credo possano essere considerati i grandi I grandi contenitori. ambiti Esatto. di... Quindi ci sono enti più diversi, ecco, che Facciamo partecipano. allora così, vediamo immaginiamo un percorso, no? Nel senso, qual è l'età minima per intraprendere un anno, no? Mi sembra che duri Esattamente, un sì. anno di servizio Allora, civile. il target, diciamo per usare una parola, del volontario è 18-28 anni. Piccola parentesi, poi magari l'approfondiamo in un secondo momento, l'azienda realizza anche progetti di servizio civile solidale, che invece sono una fattispecie particolare che ha istituito la Regione Friuli Venezia Giulia
credo solo insieme all'Emilia Romagna, che è un servizio civile light, per così dire, leggero, rivolto a 16-17 anni, e che implica una modalità di impiego ovviamente molto minore in termini orari, ma che ha l'idea in qualche modo di promuovere questo stesso tipo di farlo conoscere già in qualche modo. Esattamente, ma questo, se vuole, lo accantoniamo un attimo e magari lo approfondiamo. Quindi dicevo, 18-28 anni il target, ecco, e l'impegno è di un anno. Quello che c'è da dire è che appunto configura un rapporto un po' particolare, che non è un rapporto di lavoro, non è nemmeno un mero volontariato, perché comunque il ragazzo che viene selezionato come volontario anche lì sottoscrive un contratto con sempre il dipartimento di cui prima, in cui si impegna a, per esempio, dare in media 30 ore settimanali di disponibilità al lavoro. Riceve un riconoscimento economico che appunto non si può chiamare stipendio, ma comunque di 433 euro mensili. Beh, quindi insomma, comunque i tempi che corrono. Esattamente, esattamente. Se fa una domanda, lorde? Nette. Insomma, infatti, assolutamente colgo quello che lei dice, perché noi in effetti in questi anni sempre di più ci rendiamo conto, ovviamente nello scenario di crisi economica e sociale in cui ci troviamo, soprattutto per quanto riguarda proprio la fascia giovanile, che il servizio civile risponde, ahimè, sempre di più anche proprio poi, alla scusi, ricerca, dottoressa, c'è di anche, occupazione. C'è anche questo da sottolineare. Lei dice non è non si configura come un rapporto di lavoro, eccetera, però penso sia altrettanto formativo per un ragazzo, soprattutto questi, ha capito dove vuole arrivare, sì. Un ragazzo di 18 anni che magari esce dalla scuola, eccetera, e capisce che cosa significa anche assolutamente. Avere... Assolutamente, io credo che le valenze formative del servizio civile in questo senso siano molteplici, e anzi vorrei sottolineare che è proprio il Dipartimento stesso a dire che la valenza formativa deve essere la prima cosa che l'ente stesso che realizza il progetto mette in primo piano. Valenza formativa su diversi aspetti, perché sicuramente c'è la possibilità che il ragazzo acquisisca una maggiore conoscenza, per esempio nel nostro caso, di come funzionano i servizi sociosanitari. Non è che, poi dopo, adesso mi smentisca se dico una cosa enorme, lo può mettere comunque a curriculum. Assolutamente, ecco. Sì, ci sono tutta una serie di conoscenze, per non dire di competenze, in un anno uno, che vengono acquisite e quindi risulteranno assolutamente a curriculum del ragazzo. C'è poi una valenza formativa di tipo proprio di acquisizione di consapevolezza. La cosa che spesso ci stupisce, ma che puntualmente ogni anno si verifica, è che i ragazzi al termine di questa esperienza nei servizi dedicati alla salute mentale, alle tossicodipendenze, nelle micro aree, arrivano e ci dicono: abbiamo scoperto una città che non sapevamo esistesse. Quindi sicuramente questa acquisizione di consapevolezza, e quindi anche auspicabilmente di voglia in qualche modo di assumere un ruolo attivo rispetto a quelle che sono le problematiche. E poi, come diceva lei giustamente, sicuramente un carattere formativo rispetto a saper mantenere degli impegni, far parte di un gruppo di lavoro, sapersi relazionare, questo tipo di competenze che poi sono assolutamente indispensabili anche per relazionarsi un domani con un datore di lavoro, insomma. Com'è la questione maschi-femmine? Perché una volta appunto era appannaggio dei maschi proprio per la questione dell'alternativa al servizio militare. Adesso com'è? No, anzi, forse quasi si tende a ribaltare, nel senso che spesso le ragazze sono quelle che soprattutto su tematiche di tipo sociale magari tendono ad avere una maggiore affinità in qualche modo. In realtà devo dire che per quanto ci riguarda credo che siamo abbastanza... Ma là e là, insomma. Là e là, sì. Devo dire, in questi 10 anni che facciamo esperienza di progetti, noi abbiamo avviato al servizio oltre 400 ragazzi, quindi parliamo di numeri credo abbastanza significativi. Si sceglie o si viene scelti? Cioè, no, mi scusi, si ha la possibilità poi di scegliere i percorsi, oppure, no, avevo fatto la domanda giusta, oppure si viene scelti a seconda? Si viene scelti, esattamente, nel senso che i ragazzi hanno il vincolo, l'obbligo di presentare domanda per un solo progetto, tra tutti quelli che gli enti della regione... Quindi possono scegliere il progetto? Scelgono il progetto. Ne vengono a conoscenza come? Ci sono dei bandi annuali di cui viene data la massima diffusione, c'è un ente regionale che si occupa anche della promozione del servizio civile, quindi insomma c'è un servizio apposito della regione che si occupa di questo, e poi i singoli enti ovviamente usano tutti i loro mezzi, sito internet eccetera. E a questo punto poi si è selezionati, perché ahimè anche per le ragioni che ricordava lei, crisi occupazionale eccetera, abbiamo noi l'anno scorso abbiamo avuto
più o meno il doppio delle domande, rispetto ai posti disponibili. Questo mi permette di dire ancora una cosa, che c'è adesso in piedi un disegno di ulteriore riforma del servizio civile che sta dentro alla riforma più complessiva del terzo settore che il governo Renzi sta portando avanti. Renzi usa questo slogan, creare il servizio civile universale, lui dice, intendendo con questo un ulteriore allargamento in qualche modo delle risorse che il governo mette a disposizione per la realizzazione di progetti, e quindi auspicabilmente in qualche modo rendendo possibile a tutti i ragazzi che vogliono fare questa esperienza la possibilità di trovare un ente ospitante. Ovviamente questo presume appunto anche un maggiore investimento di risorse, quindi vedremo poi di fatto cosa avverrà. Sicuramente noi cerchiamo di tenerci pronti, perché riteniamo che sia un'esperienza di grande valore sia per noi come ente che per i ragazzi. E invece questo discorso, diciamo così, questa apertura ai sedicenni e ai diciassettenni, che trovo sia molto, una questione molto, molto intelligente, insomma, perché poi sembra benissimo che ci sono delle persone, sì, si può anche dire delle persone di 16-17 anni che hanno già formate e in qualche modo già predisposte ad aiutare gli altri. Assolutamente, questa è un'iniziativa appunto della regione che trova eguali in Emilia Romagna, ma non mi risulta, potrei sbagliarmi, altrove in Italia. Ed è stata proprio promossa dalla regione con l'idea di consentire ai ragazzi un approccio più minore, insomma, come in termini di impegno, ma che sicuramente li potesse avvicinare al mondo del volontariato, della cittadinanza attiva, quindi essere di stimolo, tra l'altro consentendo anche il riconoscimento di crediti nei percorsi scolastici, che insomma. E quindi appunto si tratta di un'esperienza più piccola, perché i ragazzi, al contrario dei grandi fratelli maggiori che svolgono 30 ore di lavoro settimanale in media, fanno invece un'attività di 2-3 pomeriggi a settimana, e ovviamente deve essere compatibile come orari con la scuola, quindi tipicamente nel nostro caso fanno attività magari di dopo scuola, quindi il fatto in qualche modo di chiamarli in causa con quelle che sono le loro conoscenze e competenze di ragazzi di 16, ma quello che mi diceva di aiutare anche delle volte i compagni di classe, se non i compagni di classe, comunque magari i ragazzi dei rioni, per esempio nel nostro caso i progetti si svolgono nelle micro aree, quindi in questi quartieri in cui l'azienda sanitaria interviene con dei progetti di forte presenza, no, sul territorio, e si cerca appunto di individuare delle situazioni dove avere appunto o magari la persona anziana a cui può far piacere avere un po' di compagnia al pomeriggio, avere un aiuto per fare delle commissioni, quindi insomma. Adesso uso un termine che non uso da anni, posto che l'abbia mai usato, questo periodo, diciamo così, per i ragazzi di 16-17 anni, cioè così, non viene defalcato da un eventuale periodo di servizio civile? Assolutamente, anzi costituisce un titolo di merito, visto che prima dicevamo siamo obbligati, ahimè, a selezionarli, e una delle cose che sicuramente fa curriculum, in questo caso, il fatto di avere già avuto un'esperienza di servizio solidale come altre esperienze. Servizio di volontariato, solidale si chiama questa solidale, parte. Okay. Esatto, viene sicuramente tenuto in considerazione come un elemento di merito, insomma. Laddove, dottoressa, gli ambiti, se volessimo entrare più specificatamente negli ambiti di cui l'azienda si occupa, quali sono? Comprensibilmente hanno a che fare con la sanità, o comunque con problemi, certo, forse che hanno a fare anche col sociale, probabilmente. Ma sì, come ruolo poi di fatto, appunto, torniamo a dire, i ragazzi arrivano a fare il volontario senza avere delle professionalità da spendere, quindi ovviamente sono impiegati in un ruolo che è più attinente, se vogliamo, al sociale, inteso come attività di supporto, accompagnamento a situazioni di fragilità, eccetera, dove i nostri progetti storicamente si sviluppano nell'ambito delle micro aree, come le dicevo. Vediamo un attimo giusto cos'è le micro aree, sì, che magari è le un concetto che... Le micro aree sono, come no, un progetto che insomma risale ancora ormai quasi 20 anni di storia alle spalle. Comunque, insomma, per farla breve, sono dei quartieri della zona della città di Trieste in cui azienda sanitaria insieme al comune, ai servizi sociali del comune, ad ATER, ha deciso di creare dei laboratori, degli avamposti in cui lavorare, diciamo, con una forte ottica di integrazione innanzitutto tra, e poi con degli operatori proprio presenti sul campo, ci sono delle sedi in cui si svolgono appunto tutta una serie di attività a carattere
sociale, sociosanitario, ma che puntano tantissimo al coinvolgimento, alla partecipazione della cittadinanza, proprio a partire da quartieri che magari sono, ahimè, marginali, periferici e che soffrono quindi di una serie di dinamiche di esclusione, quindi quartieri a prevalenza di edilizia residenziale pubblica, dove si sommano tutta una serie di problemi, disagi, povertà, situazioni di fragilità sociosanitaria. In questi quartieri, lavorando, abbiamo capito che è importante esserci, stare accanto al cittadino, innanzitutto per facilitarne i percorsi di accesso ai servizi sociosanitari, eccetera, ma anche per provare proprio a partire da questi luoghi a organizzare insieme alle persone, insieme ai cittadini residenti, tutta una serie di attività. Prendersi cura di quel luogo, di quel contesto, è un ottimo modo anche poi per occuparsi della salute. E allora in questi luoghi proprio il volontario di servizio civile riesce a esprimere tutto il suo potenziale in qualche modo, perché noi gli chiediamo di essere appunto il buon vicino di casa, il nipote che magari la persona anziana, ahimè, non ha vicino, il fratello maggiore del ragazzino in difficoltà. E proprio grazie a questo tessere relazioni si riesce a migliorare la vivibilità di un quartiere, il benessere complessivo di un quartiere, sicuramente quindi ad elevare la qualità della vita di persone che magari hanno tutta una serie di problematiche e fragilità. Dunque, in 10 anni lei diceva 400 persone, quindi 40 all'anno, adesso faccio bene. Grosso modo, insomma, poi sì, insomma, quest'anno ne abbiamo particolarmente tanti, ne abbiamo 61, anche perché sono stati avviati 2 progetti nell'ambito ospedaliero, invece io vengo dall'azienda territoriale, quindi conosco bene la storia dei progetti, diciamo, dell'ex AS1. E quest'anno però abbiamo anche un progetto in particolare, ci tengo a dirlo, che si chiama Pronto Soccorso Amico, al centro prime cure e pronto soccorso dell'ospedale maggiore ci sono dei ragazzi che svolgono anche lì un ruolo, diciamo, di accoglienza, di facilitatori. Quelle storie tipo Stuart, come si sì diceva, in realtà, insomma. Parallelamente a quello abbiamo provato, ed è quest'anno la prima volta, è partito adesso a settembre, ad introdurre appunto dei volontari che anche lì cercano, appunto, siccome loro per primi vedono quei luoghi, vedono quel servizio con gli occhi del cittadino, quindi tipicamente arrivano si perdono, perché almeno io mi perdo, nel senso che quando arrivi all'ospedale maggiore è abbastanza labirintico, o spesso magari arrivano in pronto soccorso ma in realtà avrebbero bisogno di un altro tipo di risposta. Allora avere qualcuno che può accoglierli, accompagnarli magari anche banalmente a trovare la stanza giusta, proprio questo ruolo di facilitatori. Ma i vostri progetti sono sempre gli stessi di anno in anno? Si modificano? Allora, il meccanismo è quello che ogni anno devono essere presentati nuovi progetti. Gli ambiti, le dicevo, micro aree, poi abbiamo salute mentale, dipendenze come ambiti prevalenti dove abbiamo lavorato in questi anni, rimangono quelli. Ogni anno però si cerca di definire dei nuovi obiettivi rispetto all'impiego di... Quindi magari individuando alcune progettualità specifiche, innovative. Le faccio un esempio: nell'ambito delle micro aree l'anno scorso è partito un progetto molto interessante con la collaborazione di un'associazione che si chiama Trieste Recupera, che si occupa di recuperare alimentari freschi che sono rimasti invenduti e sono in scadenza e che quindi possono essere redistribuiti. Questo è un tipico esempio di risposta. Purtroppo siamo in un momento in cui la crisi economica morde, quindi sono sempre più le famiglie in difficoltà e in cui i volontari trovano in qualche modo... Posso fare una sola obiezione, ma insomma io poi qua ho anche il ruolo delle volte dell'avvocato del diavolo, nel senso... Se il progetto, per esempio, se un progetto funziona, se una persona poi è abituata ad utilizzare, ha capito dove voglio andare? Assolutamente. Oggi sono trasparente. Pone una questione molto interessante. Cioè, se poi il progetto l'anno dopo deve cambiare, come... Allora, come le dicevo, in realtà gli ambiti di intervento rimangono gli stessi. Sicuramente poi cambiano anche le persone. E siccome noi stiamo parlando di relazioni, di rapporti umani fondamentalmente, in realtà... Al di là che il progetto cambi o rimanga lo stesso, il problema è che cambiano le persone, nel senso che quando la signora anziana si affeziona, per esempio, al volontario, dopo un anno il volontario va via e sicuramente si crea un vuoto. Ma questo è un tema, secondo me, molto interessante su cui ragionare insieme ai ragazzi che fanno volontariato.
Perché? Perché noi sappiamo che i servizi, ahimè, spesso tendono a creare assistenzialismo, si Ho dice capito, così, no? Sì. Creare delle situazioni dove non ci sono vie d'uscita. E invece questo fatto del termine temporale dei progetti consente di ragionare con i ragazzi proprio nella chiave di dire: voi dovete essere voi stessi attivatori di relazioni, ragionando il più possibile sulla sostenibilità di quello che create, anche in termini di, appunto, pensate al dopo di voi. Sì, pensate, ho capito. Allora le faccio un esempio: se voi diventate indispensabili nei confronti di una signora che si affida a voi, per esempio, per fare la spesa o per fare... Perché non provate a pensare se non c'è nel quartiere in cui voi lavorate un'altra persona che magari vive? E dopo magari mettere... Sì, creano una relazione che, appunto, poi in realtà quella sì può continuare nel tempo anche quando il progetto sarà finito. Questo è, diciamo così, anche un investimento di responsabilità nei confronti. Molto. Immagino, vabbè, questo voglio immaginare, oggi sono molto così, immagino che funziona di più con i più giovani, no? Questo tipo di cose. Dipende, nel senso che ognuno poi, insomma, sì, si mette anche in gioco dopo, con quello che è. Quello che forse mi consente di dire la sua osservazione è che, per esempio, noi, vabbè, abbiamo volontari di ogni estrazione, di ogni tipo, insomma, proprio come percorsi. Magari ci sono i più grandi, spesso, che sono magari volontari già più instradati in percorsi, per esempio, professionali o professionalizzanti. Quindi, non so, tipicamente il laureando in psicologia o in scienze del servizio sociale, che usa l'esperienza del servizio civile come un'ulteriore messa alla prova della propria... Però troviamo in lui una persona già spesso molto instradata verso un percorso. Le cose più belle, credo, che avvengono invece sono quando ci troviamo ad avere a che fare con ragazzi che non hanno una particolare attitudine o non stanno intraprendendo già un percorso, ma che proprio grazie all'esperienza del servizio civile si mettono in gioco e scoprono, per esempio, di avere molta capacità di relazione con persone, e quindi magari dall'esperienza del servizio civile decidono di intraprendere, perché no, anche un percorso di studi. Ultimissima domanda, dottoressa, rapida, perché mi sono accorto che siamo arrivati alla fine. Dove si prendono le informazioni? Noi abbiamo un ufficio che si occupa di questo, che si trova dentro al Parco di San Giovanni, un ufficio servizio civile. Trovate tutte le informazioni sul sito internet dell'azienda. E quindi basta andare sul sito? Assolutamente, c'è una sezione servizio civile dedicata. Allora, io ringrazio la dottoressa Sari Massiotta. Grazie a voi. Diciamolo, dai, che Sari non è un errore, è scritto, è il corrispettivo finlandese di Sara. È vero. Grazie per essere stata con noi, buon lavoro. Grazie. Star Bene in TV torna la prossima settimana, sempre di venerdì, sempre dalle 19 alle 19:25 circa. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata e arrivederci.